nessuno. Ho scelto me, Rocco Ante, il vincitore di Sanremo, dei giovani di Sanremo dell'anno scorso. Sono le 11:20, tra qualche secondo Radio Studio 95 Telemelito in diretta, e abbiamo il piacere oggi di avere con noi in studio, eccolo qua, è già in video, l'avvocato Vincenzo Gruppi, il sindaco di Bova Marina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e soprattutto un buongiorno ai radio e teleascoltatori. E soprattutto direi anche ai concittadini bovesi. Questo naturalmente. Prima volta in uno studio radio. Sì. Com'è? Dai, sarà una chiacchierata più che altro amichevole, parleremo insieme e cominciamo subito a parlare di questi 7 mesi alla guida di Bova Marina. Bova Marina che è uscita da un periodo abbastanza importante, da 2 anni di commissariamento è uscita con, diciamo, anche con i piedi, non solo con le ginocchia rotte, ma adesso si sta rialzando. 7 mesi fa inizia questo cammino con la sua amministrazione, con un'estate mai così ricca e quasi a costo zero come è effettivamente stata, e soprattutto con tanti lavori pubblici. Sindaco, non so davvero realmente da dove cominciare, perché le cose fatte in questi 7 mesi sono tantissime. Partirei dai lavori importantissimi che sono iniziati da qualche settimana, in realtà da dicembre, che si stanno per concludere, quelli sulla via nazionale, sulla via principale del paese, dove poi sono dislocati quasi tutti gli esercizi commerciali della città, con il cambio dell'illuminazione, illuminazione che era lì dagli anni 60 se non mi sbaglio, e adesso invece c'è qualcosa di bello, con dei pali decorati e soprattutto funzionanti. Sì, diciamo che la nostra avventura amministrativa è iniziata 7 mesi fa, ma l'inizio vero e proprio di questo cammino, diciamo, di questa esperienza è partita dal 24 aprile, dal 25 aprile, quando abbiamo presentato la lista e quindi poi siamo entrati in campagna elettorale. E purtroppo Bova Marina veniva da un lungo periodo di buio, io lo definisco così, senza fare polemiche, perché non mi appartengono e non aiutano a risolvere i problemi. C'è stata 3 anni di una pessima amministrazione, seguiti poi da uno scioglimento per infiltrazioni mafioso, un'onta che il comune di Bova Marina, i cittadini di Bova Marina non meritavano, e un dissesto finanziario, quindi veramente il nostro paese era a terra. Ci siamo rimboccati le maniche grazie anche ai consensi che abbiamo ottenuto, abbiamo vinto le elezioni, ci siamo, dicevo, rimboccati le maniche e intanto abbiamo ripreso tante cose che si erano bloccate negli anni. Così tu facevi riferimento a questi lavori di illuminazione della Corso Umberto I o Via Nazionale, che già danno, a parte la funzionalità, perché effettivamente prima la Nazionale era buia, oltre ai pali che erano, diciamo, di 50 anni molto fa, datati. Quindi adesso ci sono dei pali artistici, quindi anche arricchiscono il decoro urbano del nostro comune, e sulla via principale, e c'è anche un'efficienza, diciamo, energetica. Ma proprio lo scandalo, la vergogna è quella che questi pali erano, passatemi il termine, proprio buttati lì al campo sportivo, depositati là, senza che nessuno in questi 7 anni si fosse, diciamo, mai posto il problema di utilizzarli. Ma tra l'altro, noi cosa vogliamo fare? Questi vecchi pali li abbiamo accantonati, man mano che vengono tolti, quindi li stiamo accantonando, li riutilizzeremo dopo averli ovviamente ritinteggiati, e verranno allocati in quelle zone del paese che ad oggi, nel 2015, ancora non hanno la luce. Quindi, diciamo, un doppio intervento. Stiamo cercando anche di vedere, perché sono circa 50 pali, non bastano per tutto il corso, stiamo cercando di fare un'indagine di mercato per vedere intanto il costo per la fornitura, e poi successivamente, quindi, l'intenzione, non so se poi ci seguiranno i fatti, però l'intenzione, stiamo lavorando perché
diciamo, nel giro di un anno e mezzo possiamo, ecco, completare tutta la nazionale. Anche perché, diciamo, sindaco, che comunque non è semplice per un'amministrazione che lavora con un dissesto in corso poter far fronte a queste spese, e non solo a queste, a tante altre per le opere pubbliche necessarie. Poi dicevo sempre in tema di illuminazione che stiamo portando un progetto avanti, un progetto a costo zero per il comune, dove ci sarà la fornitura per tutti, diciamo, i punti luce, ovviamente pubblici, delle lampadine a LED, quindi con un grosso risparmio negli anni per il comune. Abbiamo fatto altri lavori e proprio ieri è stato pubblicato all'Albo Pretorio il bando per la riqualificazione di alcune strade interne del comune di Bova Marina, perché la nostra, diciamo, il nostro programma prevede ogni anno di reperire le risorse necessarie e per sistemare alcune strade, quindi cercare di fare 3-4 strade, ovviamente quelle principali, all'anno, in modo tale che nel giro di 5 anni anche il problema delle strade diciamo, è un problema assillante, un problema che non si è mai risolto. E quindi mi viene d'obbligo in questo momento fare una domanda che penso sia a cuore per molti. Una delle vie principali del paese, che è il lungomare, la via Marina, disastrato dal 2008, fino ad ora non c'è stato praticamente nulla di fatto, sono state fatte una parte di barriere architettoniche, di barriere, perdonatemi, soffolte per consentire il ripascimento delle spiagge, ma c'è ancora molto da fare. Comunque rimane un lungomare, anzi non rimane un lungomare, oltretutto quest'inverno ulteriori mareggiate hanno danneggiato non solo quello che resta del lungomare, ma anche delle attività commerciali, delle attività turistiche, che fanno lavorare tanti bovesi e soprattutto portano tante persone a Bova Marina. E quindi lungomare e queste imprese turistiche, cosa farà l'amministrazione? Ma per quanto riguarda il lungomare, noi abbiamo consegnato i lavori i primi di dicembre, una consegna provvisoria, per quanto riguarda la realizzazione di altre due barriere soffolte che andrebbero a coprire il tratto, che andranno a coprire il tratto, per intenderci, dal girasole al torrente D'Andrea. Quando si tratta di opere a mare si fa una consegna, ecco, provvisoria, perché poi vanno fatti dei rilievi cosiddetti di prima pianta, cosa che è stata fatta, e a gennaio abbiamo fatto la consegna definitiva. La ditta ha presentato proprio ieri il piano operativo, il post piano operativo di sicurezza. Ovviamente penso che i lavori inizieranno dopo la stagione invernale, trattandosi di opere a mare. Poi abbiamo appaltato, grazie anche al contributo della provincia, devo dire, l'impegno del consigliere Zavettieri, i lavori di sempre sull'arredo urbano sono stati già aggiudicati, quindi tra qualche mese verrà riqualificata una parte sempre del corso Umberto I, che è la via principale, che è il tratto che va dall'ex standa alla villa comunale. Mentre il lungomare, dicevamo. Ah sì, il lungomare. Per quanto riguarda il lungomare, noi già abbiamo avuto un contributo della Regione Calabria, contributo richiesto da questa amministrazione di 90.000 euro, e abbiamo recuperato altri 68.000 euro, che erano fondi che il Ministero dell'Interno aveva mandato durante la trasferita al Comune durante la gestione commissariale. Abbiamo già approvato i progetti esecutivi e prevedono una prima riqualificazione, ecco, del tratto della via Marina, che va dal sottopasso della villa fin quasi il Gabbiano. Quindi abbiamo, diciamo, l'intervento l'abbiamo previsto lì, perché in quel tratto ci sono già le barriere, quindi c'è una protezione. Comunque parliamo della via Marina, cosiddetta la via Marina antica, che arrivava fino al Gabbiano, perché, e poi è stata prolungata. Ma la logica è stata quella di intervenire, di iniziare a fare qualche intervento dove già comunque c'è una protezione, tant'è vero che quest'inverno, a novembre, ci sono state le mareggiate. È vero che il mare è salito fin sopra la strada, diciamo, dove ci sono le barriere, però lì
Quindi non ha solo sporcato, diciamo, ma un granello di sabbia non l'ha portato via, ha semplicemente sporcato la strada. Quindi iniziamo a intervenire e poi devo dire che quindi questo intervento fino al torrente d'Andrea, che entro settembre dovrebbe essere concluso salvo imprevisti, ma l'autorità di bacino regionale ha aggiudicato, però lì si tratta di un appalto integrato, quindi devono fare adesso il progetto esecutivo, la ditta che è rimasta aggiudicataria, anche lì quindi c'è un intervento già finanziato dall'autorità di bacino per completare, diciamo, con altre barriere soffolte, il tratto che va dal torrente d'Andrea al torrente Vena. E nel nuovo piano che la Regione Calabria ha presentato al Governo nazionale sull'emergenza, diciamo, costiera, è previsto per Bova Marina una somma di 3.800.000 euro, però quella per ora è soltanto una previsione. L'intervento dell'autorità di bacino è una cosa concreta, ci sono ora i vari l'iter che va, diciamo, espletato, che purtroppo la burocrazia dà. È inutile poi ripetere queste cose, anche perché ricordiamo poi ai nostri telespettatori, ai nostri radioascoltatori, che sembra niente, ma il lungomare di Bova Marina è lungo 1,3 km, cioè quasi più lungo del lungomare effettivo di Reggio Calabria, quindi è ci sarebbe molto lavoro da fare, si deve cominciare a tratti. C'è da dire che la sua è un'amministrazione, sindaco, e comunque si sta scontrando, diciamo così, con diverse problematiche che nel corso degli anni si sono accumulate e che giustamente ora un'amministrazione appena entrata si trova ad affrontare tutte, diciamo, le eredita dal passato. Una di queste, tra le tante, è l'ormai annosa situazione del centro AISM. Il comune di Bova Marina, con l'ultimo consiglio comunale, ha decretato e stabilito di voler rescindere la convenzione con l'AISM, ma il centro rimane ancora sotto sequestro, se non mi sbaglio, ancora sotto sequestro, non è più sotto sequestro, no, e quindi rescissa questa convenzione, cosa si farà di questa struttura? Anche perché parte deve essere demolita perché costruita non con gli adeguati criteri, ma la restante parte della struttura, c'è intenzione ancora di voler andare a creare un qualcosa come l'AISM, e se non quello magari qualcosa che possa essere utile in campo sanitario? Anche alla luce della decisione del Consiglio Comunale, 12 consiglieri su 13 hanno deliberato, me compreso, di avviare l'iter, di valutare, quindi poi avviare l'iter per arrivare alla rescissione del contratto e anche ad un'eventuale azione di risarcimento danni. Quindi con l'ASM ormai il rapporto è chiuso. Tra l'altro circa 10 giorni fa il presidente Battaglia ha dichiarato che, insomma, non hanno ripreso i lavori perché non hanno le chiavi. Beh, insomma, approfitto, ecco, dell'occasione, se è un problema di chiavi, che venga già domani stesso che avrà le chiavi. Ma noi a luglio io ho mandato una lettera all'AISM dicendo di venire a Bova per un incontro, dove davo a loro la facoltà di stabilire la data che a loro, diciamo, andava bene, quindi che, per fare questo incontro, e hanno detto che l'incontro erano disponibili a farlo ma in prefettura, cioè loro si sono rifiutati di venire a Bova Marina, e poi il presidente Battaglia ci viene a raccontare barzellette, anzi potrebbe, se c'è ancora il programma il Barzellettiere d'Italia, una volta c'era un programma simile, potrebbe andare, perché sì. Penso che ha buone possibilità di vincere. Tra l'altro io sono stato, diciamo, uno dei promotori di un'iniziativa che ha aperto uno squarcio su questa vicenda, nel senso che con l'ex sindaco Zavettieri, il segretario all'epoca del Partito Democratico di Bova Marina, Saverio Caridi, siamo entrati dentro il cantiere AISM, abbiamo fatto un reportage fotografico dove era evidente che i lavori non erano completati così come aveva dichiarato l'ex sindaco Squillaggi. L'abbiamo mandato al presidente Battaglia, il presidente Battaglia non si è degnato di venire a verificare di persona se quanto avevamo scritto e detto corrispondeva alla verità dei fatti. In questa vicenda ci sono delle mancanze da parte di AISM.
a mio avviso sì, e sono molto evidenti. Quindi in caso venga rescissa questa, questa convenzione con AISM, cosa si potrà realizzare? Ma, diciamo che una volta quindi chiuso definitivamente con AISM, poi si aprirà un dibattito con le forze politiche, le forze sociali, per vedere cosa fare di quell'immobile, anche perché a parte la parte che andrà demolita, comunque è un immobile anche oltre che di un certo pregio, ma anche di insomma dimensioni non piccole, per, non modeste, per cui è chiaro che poi anche in base a quello che vorremmo realizzare, ma ripeto, non è una scelta che, è una scelta che riguarda tutta la comunità, ci dovranno essere poi anche le risorse sufficienti, quindi per adesso diciamo non c'è una, sì, un'idea ben precisa. Ben precisa, quindi si aspetta una prossima sì, prospettiva di vedere, certo, quello che ci sarà anche da fare, perché poi l'idea si deve accompagnare deve essere accompagnata da un progetto, da anche un finanziamento, certamente. Un altro dei, andiamo a vedere, a toccare un altro tasto dolente per Bova Marina, è la situazione del depuratore invece, anche lui posto sotto sequestro, ma so che comunque l'amministrazione si è mossa con la prefettura, con la procura, comunque chiedendo un incontro per il suo dissequestro e quindi la possibilità che venga sistemato e quindi rimesso in moto e rimesso quindi in funzione, anche se andrà a coprire solo una parte dei rifiuti, diciamo così, che vanno convogliati in esso. Si dovrà costruire però un nuovo depuratore, questo almeno quello che è stato stabilito, ma si sa già in che termini, soprattutto con quali fondi? Perché so che c'erano dei fondi comunque che erano stati destinati a questo, sì, che forse sono andati perduti. Allora, intanto dobbiamo fare una precisazione, che su Bova Marina insistono due impianti di depurazione, uno che è quello su zona San Pasquale. C'è stato un intervento di circa 30.000 euro fatto durante la gestione commissariale. Noi abbiamo, a seguito di un bando, di una gara, aggiudicato i lavori per la manutenzione ordinaria, e circa 10 giorni fa sono state fatte le analisi delle acque, e le acque diciamo depurate, a seguito delle analisi è il risultato che le acque escono dal depuratore pulite, depurate, e sono nei limiti previsti dalla normativa. Quindi l'impianto di San Pasquale ad oggi è perfettamente efficiente e funzionante. Il problema ce l'abbiamo sul depuratore che riguarda poi il centro abitato, dove lì è un impianto che è ancora sotto sequestro. Il mio, appena insediato, io mi sono recato subito all'assessorato all'ambiente, all'assessorato regionale, per questa problematica del depuratore. La regione ha stanziato 4.200.000 euro per la realizzazione di un nuovo depuratore a Bova Marina. Queste somme, l'unica cosa certa è che queste somme ci sono. La regione in questi anni come si è mossa? Si è mossa creando degli ambiti, per cui la regione cosa intende fare? Intende, partendo da questi 4.200.000, attraverso un project financing, quindi espletare una gara, l'impresa che si aggiudicherà la gara andrà a mettere il 30% sui 4.200.000, quindi arriveremo a 5.500.000, 5.600.000, di cui 4.200.000 sempre per Bova Marina, l'altro 1.300.000, 1.400.000 che metterebbe il privato, verrebbero utilizzati per efficientare, diciamo, o gli impianti di depurazione che ci sono nei comuni di Condofuri, San Lorenzo, Melito, o comunque migliorare, che so, la rete fognaria, quindi se ci sono ancora quartieri dove non c'è la condotta fognaria. Io avevo manifestato qualche perplessità, perché i comuni coinvolti in questo progetto sono Bova Marina fino a Melito, compresi i comuni interni, quindi Bova Marina, Condofuri, Melito, San Lorenzo, Bova, non vorrei dimenticarmene qualcuno, Rogudi, Roccaforte e Bagaladi.
Io diciamo ero così un po' perplesso perché coinvolgere 7 comuni, poi i tempi si allungano, infatti si sono allungati. Comunque noi adesso abbiamo fatto, noi come Comune di Pomarino, una delibera di approvazione del protocollo d'intesa che dovrebbe disciplinare questo intervento. Ho sollecitato gli altri comuni, ora io non so se con la nuova amministrazione regionale, ieri hanno fatto la delibera di accorpamento di alcuni settori, da dipartimenti da 14 e 10, aspetto che venga confermato, venga nominato il nuovo direttore generale dell'ambiente, dopodiché io insomma molto chiaramente gli dico: guardate, siccome sono passati 8 mesi, ora c'è di nuovo che o procediamo e o lo fate voi la gara, a me non interessa se lo gestisce la regione, lo gestisce il comune di Pomarino, ma dobbiamo procedere per avviare l'iter per il nuovo depuratore, perché poi va fatta una gara europea, cioè le procedure sono molto lunghe, non possiamo perdere più tempo, se no io stesso mi permetterò di fare una diffida alla regione. Non possiamo più perdere tempo, se gli altri comuni vogliono attivare questa procedura bene, se no insomma ognuno poi segue la sua strada, e quindi vediamo anche col depuratore come va. Parliamo per adesso di qualcosa di bello, altre due domande e poi abbiamo concluso, sindaco. I lavori di riqualificazione dell'area di Capo San Giovanni d'Avalos, il promontorio dove c'è la bellissima statua bronzea della Madonna del Mare, che quest'anno tra l'altro compie 50 anni del suo posizionamento, alla sua posa il 30 aprile del 65, quando fu posta con l'elicottero. Verrà creata un'area ai piedi di questa rocca meravigliosa, riqualificando e ripartendo dal quel molo, da quella parte del porto che si stava costruendo, che poi è stato bloccato, lasciando questo cordone di cemento per anni là sotto a troneggiare su tutto. Quindi ci saranno questi lavori, quando partiranno e in che cosa consistono? Sì. E quando dicevo che con la burocrazia abbiamo proprio toccato il punto, c'era stata già un, diciamo, a seguito di gare espletate dalla sua, un contenzioso, e quindi abbiamo dovuto aspettare l'esito. Avevamo fatto una determina di aggiudicazione provvisoria nel mese di ottobre, poi bisogna mandare l'informativa alla prefettura per l'informativa antimafia. Ora si aspettano 30 giorni, all'epoca 45 giorni. Eravamo pronti per fare l'aggiudicazione definitiva e poi il contratto. Una delle due ditte, perché era un raggruppamento temporaneo di imprese, è stata dichiarata nel frattempo fallita. Per fortuna, diciamo, senza entrare poi nelle cose tecniche, quando un raggruppamento tecnico di imprese partecipa ad una gara, poi non si può diciamo, modificare la compagine della rete delle provvisoria. Tranne che in due casi: in caso di fallimento del mandatario, della ditta mandatario, della ditta mandante. Quindi, per fortuna, tra virgolette, è stata dichiarata fallita la ditta mandataria e quindi non andava annullata la gara, perché in questo caso può essere sostituita. La ditta mandante ha comunicato che diciamo, la ditta subentrante è la ditta mandataria. Abbiamo dovuto però richiedere di nuovo informativa e cose varie, e insomma, per farla breve, alla fine il 16, se non arriva nulla dalla prefettura, non arriva l'interdittiva dalla prefettura, il 16 aggiudichiamo in via definitiva i lavori di riqualificazione del molo. Quindi lunedì 16 febbraio. Sì, e poi nel giro di 10-15 giorni faremo il contratto e la consegna dei lavori. Lì prevede una eliminazione, diciamo, un abbattimento di una parte del molo, cosiddetto, che poi chiamiamo, passa come ecomostro, e poi tutta la riqualificazione di quella zona, che è una, anzi forse è la zona più bella, ce ne sono tante zone belle, ma quella è veramente la più bella. Quindi verrà tutta riqualificata, è un progetto importante per Pomarino. Insomma, il bel
bel salotto, il salotto bello di Bova Marina. E la parola salotto non la dico a caso, è diventata Bova Marina, anzi è tornata ad essere dopo tanti anni un salotto anche culturale. Sono state tantissime, penso, se non ho calcolato male, almeno una cinquantina le manifestazioni culturali dall'inizio del suo mandato ad oggi, organizzate anche ovviamente dall'assessorato alla cultura e dalla dottoressa Maria Luisa Ollio, che noi tra l'altro come televisione abbiamo avuto sempre il piacere di seguire. Tante manifestazioni culturali, quindi Bova Marina un salotto non solo culturale, ma diventerà anche un salotto di bellezza grazie ai tanti lavori di riqualificazione che si stanno compiendo. Però vorrei chiederle, come ultima domanda, da oggi fino ai prossimi mesi cosa attenderà Bova Marina, cioè cosa è in programma da parte dell'amministrazione, come ovviamente come opere pubbliche e a livello programmatico, non solo in ambito culturale ma in ambito diciamo così, mi passi il termine, materiale, quindi nei fatti. Bova Marina come crescerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni con la sua amministrazione? Allora, non so intanto se sono 50, ma ne abbiamo fatte tantissime, già ce ne sono altre già programmate e organizzate. E intanto vorrei ricordare che stiamo per pubblicare il bando, che è già pronto, per l'affidamento della gestione della piscina, che è una cosa molto importante, perché penso che a parte, diciamo, che potrà essere anche spunto, diciamo, per offrire qualche opportunità a livello lavorativo per i giovani di Bova Marina, dei paesi limitrofi, ma è una struttura importantissima, una struttura che da Reggio a, diciamo, all'Ocri, Siderno, non c'è. Nulla togliendo alla piscina che c'è a Melito, ma non è, diciamo, la struttura che c'è a Melito, a Prunella, non è per nulla comparabile con quella che c'è a Bova Marina. Quindi a breve stiamo completando i lavori di sistemazione delle pompe e della sanificazione della vasca, e poi pubblicheremo il bando, che ripeto è già pronto. Un'altra cosa importante, che l'altro giorno è stato pubblicato, e questo penso che da qui passa veramente la possibilità di sviluppo per Bova Marina, abbiamo pubblicato il bando per la nuova gestione del servizio di rifiuti solidi urbani, dove è previsto il sistema di raccolta differenziata porta a porta. Ovviamente passeranno alcuni mesi ancora, però io penso che su questo veramente si giocherà il futuro Bova Marina, e rivolgo un appello a tutti i cittadini dicendo questo, che l'amministrazione aveva il dovere di prevedere questo nuovo sistema. Noi l'abbiamo fatto, speriamo che l'appalto venga giudicato ad una ditta diciamo valida, e comunque noi controlleremo. Ma poi la raccolta differenziata la dobbiamo fare noi cittadini. Penso che questo sia veramente lo sviluppo della crescita di Bova Marina, passa da questa iniziativa, da questo progetto. Per il resto ci sono tante altre cose, dicevo, la sistemazione delle strade, probabilmente appalteremo la riqualificazione di questo primo tratto della via Marina, ma anche altri piccoli interventi ma molto significativi. La scuola elementare, c'è una palestra che è da chiusa da 12 anni, e anche questa noi entro febbraio stipuleremo, perché abbiamo già aggiudicato i lavori in via provvisoria, stiamo aspettando che passino i 30 giorni per l'informativa prefettizia, per aggiudicare in via definitiva, fare il contratto e consegnare i lavori. Cioè anche lì i bambini, i ragazzi frequentanti la scuola elementare, dopo 12 anni potranno andare a fare attività sportiva e ginnastica, soprattutto durante il periodo invernale,
in una struttura che era abbandonata. Però ripeto, poi ci sono tante altre cose, però a me piace prima fare le cose e poi dirle, quindi però vi dico, ecco, queste cose sono quasi fatte, la piscina è il, diciamo, la, il nuovo servizio e la raccolta differenziata sono due cose importantissime, due cose in cui noi ci crediamo tantissimo, tra l'altro previste nel, nel nostro programma. Poi ci sono i lavori di riqualificazione della biblioteca, l'altro giorno la SUAP ha iniziato la procedura di gara, c'è la strada di Interpoderale, riguarda anche, diciamo, l'agricoltura di Gesù Maria Varelli, che è stata già aggiudicata in via provvisoria. Cioè, nei prossimi mesi, salvo, voglio dire, imprevisti di natura burocratica, Bova Marina sarà un cantiere aperto. Quindi grandi passi, Bova Marina, possiamo dire, finalmente sì, riparte. Sì, riparte. Soprattutto la cosa importante, per esempio ora stiamo facendo il carnevale che sarà tra 10 giorni, e abbiamo coinvolto tanti giovani, abbiamo coinvolto le associazioni, perché Bova Marina è ripartita perché c'è un'amministrazione che è sicuramente piena di difetti, ma che è sempre presente, sempre attenta ai bisogni, alle richieste, alle istanze dei cittadini, ma la cosa penso più importante che abbiamo fatto è quella di aver coinvolto sì dall'inizio tantissime persone, tantissimi giovani, tantissime associazioni che si sono sentite coinvolte e stanno lavorando per avere un paese, per vivere e per avere un paese più bello e più accogliente. Penso che la strada che abbiamo intrapreso è la strada giusta, sta già dando dei risultati, e continuando così penso che nel giro di qualche anno Bova Marina tornerà ad essere quel paese bello di cui tutti fino a qualche anno fa parlavano. E quindi lo speriamo davvero, grazie al sindaco di Bova Marina. Grande, ecco, supporto ce l'abbiamo anche grazie, che oggi è importante la comunicazione, attraverso Telemerito e Tele Bova Marina. Tele Bova Marina non a caso, diciamo. Tele Bova Marina non a caso, è importante. Per dire una ripetizione, è di casa Tele Bova Marina, certo, è la televisione. Non per il sindaco Cru, perché oggi ci sono, domani ci sarà un altro sindaco, ma insomma, per il è importante per, il paese, per la città per e per l'area grecanica. Grazie al sindaco di Bova Marina, grazie, Vincenzo Crupi, e alla prossima. Noi continuiamo tra poco.